Castellammare, un percorso con gli artisti di strada dalla Cassarmonica al SOS. Allora, noi del SOS abbiamo organizzato questo evento questa sera, che in pratica è un sopralluogo nei punti nevralgici che riteniamo interessati ultimamente da varie vicende. Ecco, mettiamo 20 giorni fa l'acqua rossa al rivo Cannetiello, oppure il rivo San Marco che è una fogna a cielo aperto, la stessa Ferrovia dello Stato che è chiusa ormai già da 2 anni con io la chiamo scusa, la scusa di Villa Lebef, cioè che a Portici è caduto un calcinaccio e hanno chiuso di nuovo la Ferrovia dello Stato. Gli amici di Molosai Art, che stasera ospitiamo in concerto al SOS, hanno voluto regalarci questa loro performance di una mezz'ora lungo questo percorso. Noi in questo percorso faremo un po' come gli animali, marcheremo il territorio lì dove riteniamo che è un punto nevralgico da puntualizzare, da focalizzare sull'attenzione dei cittadini. Là marcheremo il territorio per poi organizzare un flash mob con il gruppo dei socio artisti del SOS, Social Open Space. Ricordiamo e invitiamo quindi a questo flash mob al SOS, dove si trova? Allora, il SOS si trova a Via dei Mugnai numero 34, Castellammare di Stabia, è uno spazio sociale, non è un centro sociale occupato così come può sembrare, è uno spazio sociale. Il nostro scopo è quello di fare attività e qualche evento per rinfrescare un po' i nostri soci, cioè per refrigerio mentale dei nostri soci. Tra i luoghi attenzionati in questo percorso con gli artisti di strada, in particolare il punto secondo lei più importante? Ci sono vari punti importanti qui a Castellammare, cioè, cominciando dai cantieri Terme, la Reggia, l'Arenile, la Ferrovia dello Stato, la ferrovia anzi è stata una delle prime ferrovie in Europa. E Castellammare, gli scavi di Stabia, cioè abbiamo un degrado veramente assoluto e quindi cerchiamo queste attività di rimuovere un po' le coscienze, diciamo, almeno dei cittadini, di far di Stabia un posto veramente che merita.